Ben ritrovati su Radio R9, un nuovo appuntamento con la rubrica R9 con ricordo a cura dell'agenzia giornalistica Logos, insieme a me Luigina, questa mattina per parlare di un progetto che prende in considerazione diverse sezioni, diversi bambini, diverse scuole. Il progetto si chiama Asterix e abbiamo qui con noi uno degli ideatori, che è un professore di educazione fisica, Riccardo Spurio. Buongiorno Riccardo. Buongiorno, grazie. Allora, un progetto che va avanti ormai da un decennio. Sì, 14 anni che contribuiamo alla crescita di tantissimi bambini. Questo è un progetto finanziato in toto da aziende del territorio e che permette a 9.000 bambini di scuole che vanno da Arquata fino a San Benedetto, di scuole primarie e scuole d'infanzia, di praticare attività motoria con lo staff di insegnare educazione fisica della SD Asterix. Allora, Riccardo, il progetto si è ampliato perché anche se il cuore ovviamente rimane l'educazione al linguaggio motorio, l'evoluzione ha portato anche all'educazione al primo soccorso, l'educazione ambientale e l'educazione alla corretta e sana alimentazione. Sì, dopo noi nell'ambito del progetto, nel corso degli anni, abbiamo istituito delle iniziative collaterali per promuovere e dare visibilità sia alle aziende, quindi ad ogni azienda abbiamo dato un progetto che va dalle giornate di educazione alimentare con seminari con la dottoressa nelle scuole per bambini e genitori, all'educazione alla natura e giardinaggio presso l'autoservice, al primo pronto soccorso con la Croce Rossa sezione di Ascoli Piceno, con cui abbiamo una bellissima collaborazione. Quindi abbiniamo un attimino sia lo sport, l'attività motoria, che è importante perché noi promuoviamo la salute, certo. Quindi bisogna promuovere il movimento, lo sport, e il binomio scuola, famiglia, aziende e sport credo che va ricalcato e improntato bene nel nostro territorio. Allora, com'è stata l'esperienza rispetto agli scorsi anni? Un bilancio di quello che è stato fino ad oggi? Beh, io sono contento perché quando dopo facciamo la festa finale all'Ecoservice a fine maggio, in cui partecipano tutti i genitori e i bambini, l'emozione è talmente tanta perché è il genitore che porta il bambino, quindi non è la scuola, certo. Sono le famiglie che noi raduniamo un sabato e organizziamo dei percorsi motori per i bambini, facciamo un grande cerchio dell'amore in cui i bambini e i genitori si prendono per mano e colleghiamo un po' tutti i paesi del territorio. Adesso purtroppo il nostro territorio ha avuto delle problematiche con il terremoto e ancora oggi le aziende che ci sostengono ancora di più vogliono che lo sport e l'attività motoria venga ripreso, e soprattutto per ridare un certo incentivo della normalità, che è una, certo, cosa importante. È vero, questo è vero. Il progetto tra l'altro lo presenterete in conferenza tra qualche, sì, giorno. Lo presentiamo martedì 13 dicembre alle ore 11 presso la Seala CIAM, saranno presenti tutte le aziende che ci sostengono e soprattutto saranno presenti tutta la carta stampata online e tutte le persone che ci vogliono bene, che ci sostengono per dare vitalità e sostegno alle nuove generazioni, agli adulti del futuro. Assolutamente. Allora, per concludere Riccardo, un messaggio magari che vuole dare alle scuole, agli insegnanti, per diciamo incentivarli ad aderire a questo progetto anche nei prossimi anni? Progetto gestisce 85 scuole, quindi è già grande di per sé. Promuovere la voglia di fare e praticare sport da parte dei ragazzi, che è una cosa importante, è un grande binomio di devianza per tanti bambini che facendo e praticando sport da ragazzini lo useranno anche in età adulta. Perfetto, allora Riccardo ti ringrazio, noi ritorniamo tra poco in diretta su Radio R9 insieme a Sabrina Cava e Anna Rita Cinaglia per parlare di un bellissimo romanzo. Restate con noi, a tra poco. Ci ritrovati in diretta su Radio R9 con l'approfondimento di R9 con ricordo la rubrica a cura dell'agenzia giornalistica Logos. Come vi avevo anticipato prima, adesso parliamo di un romanzo, Le sette porte del cuore, scritto da Anna Rita Cinaglia, che questa mattina è qui con noi insieme a Sabrina Cava. Innanzitutto buongiorno. Buongiorno a te Luigina, grazie dell'invito. Grazie a voi per essere qui insieme a me questa mattina e parlare di questo bellissimo libro. Prima di dare gli appuntamenti, Anna Rita, spieghiamo un po' ed illustriamo questo romanzo che trova come protagonista una viticoltrice del Piceno, ovvero Giulia Masci. Che cosa accade?
Allora, questo è un romanzo innanzitutto che è nato sul tavolo del turismo, cioè perché e come promuovere un territorio. Io in qualche modo mi sono lanciata la sfida di scrivere un romanzo ambientato nelle Marche, come Camilleri promuove la Sicilia, Bamonti promuove la, con la scrittura, promuove la Liguria. Ho detto, come mai non c'è uno scrittore della regione Marche e quindi da un libro magari trarne una fiction, un film che permetta appunto a tutti, magari anche nel mondo, di vedere la nostra meravigliosa regione. Io, innamorata della mia regione e diciamo ho sempre avuto una passione dello scrivere, mi sono lanciata questa diciamo sfida di scrivere un romanzo e nello specifico un thriller. Perché un thriller? Perché il lettore non leggesse una guida turistica, bensì leggesse un romanzo dall'inizio alla fine per scoprire che cosa accade, quindi avesse suspense. Quindi c'è una storia all'interno del romanzo che avvince il lettore. Giulia Masci, come appunto dicevi, una giovane viticoltrice del Piceno che, ristrutturando un casale ad Offida, trova un'antica mappa della regione Marche. In questa mappa c'è una scritta in latino che la invita a cercare i numeri nel segno del poeta nelle città che non vedono luce. Quindi questa diciamo sibillina scritta la invita a diciamo cercare nelle città sotterranee di cui è ricca la regione Marche, Osimo, Camerano, Macerata, Urbino, anche Ascoli Piceno, soprattutto a Monsampolo noi abbiamo delle città sotterranee molto importanti, certo, a cercare questi simboli che poi vedremo sono legati appunto a Giacomo Leopardi. Quindi un romanzo che in qualche modo racchiude in sé le bellezze del nostro territorio, in quanto Giulia Masci, coadiuvata della sua amica Ginevra, dovrà cercare appunto nella regione questi simboli. Quindi sarà in qualche modo un'esperienza bellissima di viaggio, di scoperta, ma anche e soprattutto perché oltre a scoprire le Marche segrete, Giulia Masci scoprirà anche un segreto importante legato alla sua famiglia. Qui è legato un po' il thriller del romanzo stesso. Che poi si parla anche di una storia d'amore. È una storia d'amore ambientata in un periodo storico non contemporaneo, perché il romanzo è ambientato ai nostri giorni dall'1 al 7 giugno 2015, ma c'è un feedback nel passato ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, in quanto la regione Marche fu in qualche modo spettatrice di una delle cruenti battaglie nel 1944, quando i tedeschi nella ritirata costruirono la linea gotica che andava da Pesaro a Marina di Massa, e partecipò proprio Churchill, Winston Churchill, che avrà un ruolo molto importante nel romanzo per la liberazione delle Marche. In questo periodo storico c'è una storia d'amore intrigante, molto bella, che appassionerà il lettore. Allora, innanzitutto questo libro lo possiamo trovare nelle librerie territorio? Sì, si trova nelle librerie del territorio, soprattutto alla Mondadori di Città delle Stelle, alla Rinascita di Ascoli e alla Bibliofila di Mimmo Minuto, insomma, a San Benedetto del Tronto. Questi sono i luoghi più importanti, c'è anche all'edicola di Porto d'Ascoli, quindi luoghi poi in altri punti un po' Offida, Castignano, che tra l'altro sono luoghi un po' dell'anima del romanzo. Allora Anna Rita, a proposito di Ascoli, parliamo del primo incontro, ovvero quello che si terrà il prossimo sabato, dove presenterà il libro. Assolutamente sì, intanto il romanzo è stato presentato da maggio, che lo andiamo presentando, poi passo la parola a Sabrina Cave, che ci gestirà. L'abbiamo presentato fino a Pesaro, abbiamo patrocinio un po' di tutta la regione, oltre della regione Marche, un po' di tutte le città diciamo del territorio. E il prossimo incontro è appunto sabato 10 dicembre presso l'Unione Montana del Tronto e Valfluvione, nella Sala degli Archi, alle 16.45 presenteremo il romanzo, ma in un evento che si chiama Ricostruiamo il futuro. Perché Ricostruiamo il futuro? Perché questo evento l'abbiamo voluto insieme ai Lions, che parleranno proprio dei loro progetti anche di ricostruzione del territorio, insieme alle amministrazioni che hanno avuto più difficoltà, quindi Arquata, Acquasanta e le altre amministrazioni, parleremo appunto di ricostruzione. Ci sarà anche l'Unicam, perché non bisogna soltanto ricostruire i mattoni, le case, ma bisogna anche ricostruire le persone. Quindi il futuro dei nostri giovani va ricostruito in qualche modo. Hashtag Ricostruiamo il futuro dell'Unicam è molto molto importante, perché pone un'attenzione su diciamo una problematica molto importante, che è quella dei giovani, il loro futuro e la loro cultura. A proposito del 10, volevo ricordare che la presentazione sarà presso la Sala degli Archi ad Ascoli Piceno, via Cartiera Papale 1, a partire dalle ore 16.45. Perfetto. Poi andiamo con l'altro appuntamento, e qui Sabrina saprai dirci bene tu, ovvero di domenica 18 dicembre. Sì, praticamente questo è un appuntamento particolarmente importante, secondo me, e a cui teniamo molto. Perché? Perché questo, quando Anna Rita si è data la sfida di scrivere questo romanzo,
Io ho accettato un'altra sfida, cioè quello di comunque correggerlo, farne un lavoro di editing e sposare un progetto che è più ampio rispetto alla scrittura di un romanzo, a una semplice scrittura di un romanzo, perché qui parliamo proprio di promozione del territorio. Quindi dopo una stagione estiva in cui ci siamo raccontati il romanzo all'interno della regione Marche, del nostro territorio, perché noi l'abbiamo presentato tantissimo quest'estate, anche in incontri con i turisti, proprio per raccontare le Marche a chi ha scelto di venire in vacanza nelle Marche. E la mia idea era quella di adesso cominciare a portarlo fuori dalla regione, proprio per quell'ottica di promozione turistica. Io, diciamo, per la mia vita privata ho dei contatti con la Lombardia, in particolare con la Brianza, e quindi ho cercato lì un gancio per poter portare questo romanzo, e l'ho trovato in un consigliere comunale, Stefania Tasaro, di Giussano, che ha sposato, diciamo, l'idea di questo connubio, il cuore del Piceno che sposa il cuore della Brianza. Quindi il 18 dicembre porteremo la presentazione di questo romanzo in Brianza, che peraltro la Lombardia è il nostro bacino, uno dei bacini più importanti per il turismo del nostro territorio. E qui ci tengo tantissimo a dire che gli ho voluto dare lo stesso taglio che poi abbiamo dato a tutte le nostre presentazioni, cioè quello di legare la presentazione del romanzo anche alla degustazione delle nostre tipicità. E quindi abbiamo chiesto alle aziende più rappresentative del territorio, e devo dire la verità, noi abbiamo trovato veramente delle aziende che, siccome non è una semplice pubblicità, perché sono aziende che hanno la loro proprio specificità, tipo il caffè del marinaio, la risetta Meletti, la cantina Ciuciù, che ci forniranno i prodotti per fare la degustazione dei prodotti, diciamo, dell'enogastronomia. Quindi siamo stati contenti di aver sposato, contentissimi di partecipare. E poi naturalmente anche l'associazione albergatori, che ha partecipato mettendo anche in palio perché verranno estratti due soggiorni per due persone a San Benedetto, uno offerto dall'associazione albergatori Riviera delle Palme e uno uno a Pesaro dell'Hotel Flying. Quindi, cioè, ci sarà anche questo momento importante. È tutto un pacchetto che noi ci siamo, diciamo, un po' inventati per portare il nostro territorio per promuoverlo. Ci sono anche altre regioni, andremo nel Lazio, andremo a Roma, cioè ci sono contatti anche fuori nazione, ecco, sì, anche fuori continente, diciamo, andremo fuori continente. Intanto l'evento che faremo in Lombardia si chiama Le Marche che passione, proprio perché l'ho chiamato in questo modo, proprio per dare un risalto alla passione che c'è per le Marche. Tra l'altro, ecco, vorrei lanciare in anteprima il fatto che domani lanceremo il video del romanzo, che è un video che a me appassiona moltissimo, che non promo del romanzo, molto molto bello, in cui il protagonista è le Marche, in quanto protagonista del romanzo sono le Marche, al di là di Giulia Masci o di Don Mario, che sono i protagonisti, diciamo, in carne ed ossa, la protagonista è la regione che ammalia in qualche modo il lettore con le sue specificità. E dove si potrà trovare questo video? Il video lo pubblicheremo subito su Facebook, poi su YouTube, e spero che il lettore gli piacerà, anche perché per vedere diciamo le Marche in qualche modo in un modo diverso, inusitato. Sabrina, vogliamo ricordare l'ora e il luogo? Allora, il 18 dicembre, che è una domenica, la presentazione del romanzo sarà presso la Sala Civica Villa Mazenta a Giussano, Piazza San Giacomo, a partire dalle ore 18, a cui seguirà questo aperilibro offerto dal nostro territorio e dalle aziende del nostro territorio. Io ci tenevo anche a dire questo, Luigina, cioè, a parte i nostri sponsor, le nostre risorse sono tutte motu proprio, cioè noi, sia chiaro questo, perché non vorrei che si potesse pensare a chissà quali contribuzioni pubbliche. Certo. Noi stiamo andando avanti con il nostro progetto, perché ci crediamo a questo progetto, e che ha qualcosa di più. Poi io ti pregherei di accennarlo, Annalita, perché il nostro è un sogno, però pare che, insomma, ci siano basi per farlo diventare realtà, ma tutto con le nostre forze. Ecco, questo è importante, perché dove ci sono
contributi pubblici è facile fare, e noi facciamo tutto da sole, con la nostra bella faccia tosta. Volevo soltanto aggiungere questo, che questo romanzo all'inizio è nato proprio come un progetto televisivo, tant'è che ho fatto lo storyboard e ho fatto il soggetto televisivo per fare un film. E questo sogno in cui stiamo lottando in maniera veramente spasmodica sembra si sta realizzando. Abbiamo trovato una società, uno studio americano, il quale è interessato, quindi per questo il prossimo anno le sette porte del cuore voleranno negli Stati Uniti per realizzare una produzione insieme a un regista italiano che abbiamo già individuato. E quindi potrebbe essere veramente un progetto per il territorio che permetterà non soltanto di dare visibilità al territorio, ma forse di far venire di far rivivere le Marche, che oggi stanno vivendo purtroppo un momento tragico. Assolutamente. Quindi io dico a tutti le Marche nel cuore. Allora, Anna Rita e Sabrina, avete altro da aggiungere? No, io vorrei ringraziarti per questo spazio che ci hai dato, perché parlarne per noi le Marche che passione è proprio la nostra passione. E quindi c'è dietro un bel lavoro. Adesso uno spot pubblicitario, nel senso che un regalo di Natale diverso, acquistate le sette porte del cuore. Il prezzo non è eccessivo, non lo dico perché pare brutto. Ma si regalano emozioni, si regala un viaggio delle Marche e può essere qualcosa di diverso da poter regalare. Le Marche nel cuore, le Marche che passione. Allora, e leggere che passione, leggete. Grazie a Sabrina Cava, grazie a Maria Regina, grazie. Allora, noi ci risentiamo domani a partire dalle 11:15, sempre su Radio R9 insieme a me e Regina con R9 Con. Buona giornata a tutti.